si possono esprimere pensieri profondi, afferma lo stesso Benedetto XVI nel suo ultimo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. I tweet del Papa, aggiunge una nota della Santa Sede, saranno disponibili a credenti e non credenti per condividere, discutere e incoraggiare il dialogo. E così Benedetto XVI entra nella cerchia dei VIP mondiali che comunicano con Twitter, dopo Obama, Putin e altri capi di Stato, e come loro si appresta ad usare le nuove tecnologie non solo per parlare al mondo, ma anche per difendere i propri segreti. Dopo lo scandalo VatiLeaks, infatti, il Palazzo Apostolico diventa blindato. Dal 1 gennaio prossimo tutti gli addetti ai lavori, a prescindere dal loro grado, saranno dotati di un tesserino magnetico con microchip. Per entrare, anche i cardinali dovranno passare ai tornelli, come gli impiegati ministeriali o gli operai della FIA. Da Bocconi di Milano, buongiorno professore. Abbiamo visto un clima più sereno, si può pensare ora alla crescita, ma come fare, visto che i consumi interni languono? È ora di rimboccarsi veramente le maniche, ma soprattutto le imprese devono accendere i tre motori fondamentali che favoriscono crescita, sviluppo e affermazione sui mercati. Le tre cause sono innovazione, scegliere giuste tecnologie, marketing, sapere mettere veramente al centro delle proprie decisioni il cliente e naturalmente internazionalizzazione. A fianco è naturalmente necessario però l'intervento delle autorità di governo, trasformare la pubblica amministrazione e il paese in un acceleratore dello sviluppo. Quali sono i settori del Made in Italy più pronti allo sviluppo? Noi abbiamo dei settori che tradizionalmente sostengono le nostre esportazioni, sono quelli legati al Made in, abbigliamento, design, accessori della pelle, ma anche e soprattutto tutta la meccanica leggera. Questa in particolare rappresenta qualcosa come oltre il 50 miliardi di esportazioni. Accelerare la crescita significa focalizzare in modo selettivo su questi settori che possono garantire ancora grosse opportunità. C'è quindi spazio per aumentare le esportazioni, ma c'è spazio per avere una nuova occupazione? C'è spazio per tutte e due. Entrare nei mercati dove c'è crescita significa aiutare soprattutto lo sviluppo di occupazione, perché le aziende possono crescere. Ma parallelamente però bisogna anche intervenire su altri fatti che possono contenere le nostre opportunità di crescita, ad esempio la contraffazione. Se riuscissimo a contenere anche solo parzialmente, avremmo un incremento del nostro PIL e un significativo incremento anche di posti di lavoro. Molto brevemente, quanto deve temere il Made in Italy la concorrenza dei paesi emergenti? Deve temere tantissimo, perché hanno grandi mercati, costi estremamente contenuti, grande aggressività competitiva, come si diceva prima, anche grandi trasgressività perché attivano strategie di contraffazione. Noi dobbiamo reagire facendo le cose in cui siamo migliori, facendo le cose in cui possiamo qualificare i nostri vantaggi competitivi. Grazie al professore Enrico Baldani, docente di economia alla Bocconi di Milano, che è stato qui con noi. Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alla stessa ora su questa rete. Se volete potete scriverci a piazzaaffari@rai.it. Buon pomeriggio a tutti voi.
si offrono lavoro che non lo devo fare. Guarda, Springfield, e sai, Chance, avremo telefono anche a Bambus Grove. $50 al mese più piccolo e alloggio. E dici, credete, è più che abbastanza. Una macchina nuova, una ruota nuova. È una bella fortuna. Quando si parte? Io sono pronto domattina all'alba. Domani? Ma devo ancora sistemare quel tizio. C'è da facciare tutto il cranico. Ma Charles, non puoi rinunciarci. E sono $50. In due sono $100 in contanti. Non puoi. $100. Beh. Va bene, vado a dirlo a Kerry. D'accordo. Ci vediamo domani mattina. Il giornale? No, non importa, dillo. A domani. Bene. Vengo subito, cara. Ha sido bautizado como el Jesuita 2.0 se llama Padre Antonio Espadaro y desde hace más de 10 años es el rector de la Chiquita Católica, la prestigiosa revista de los jesuitas que se ocupa principalmente de literatura, música, cine y nuevas tecnologías aplicadas al sector humanístico, al mundo de la red, entendida no como un instrumento sino como un ambiente comunitario. La Jesuita ha dedicado un volumen con el título Web 2.0, Redes de Relación. De acuerdo al prancioso Espadaro, la web no ha hecho otra cosa que profundizar y dar nuevas presentaciones de las necesidades más antiguas del hombre. Estoy atento a las novedades que no son nunca novedades, en el sentido que profundizan las necesidades antiguas del hombre. Todas estas redes sociales que vienen definidas nuevas son en realidad las necesidades más altas del hombre. Por tanto, somos los hombres. Ti prego, non rendermi le cose più difficili. Credi che siano difficili solo per te? Hai mai pensato a quanto lo siano per me? Padre Spadaro, questo libro che esce con Famiglia Cristiana è un po' il frutto del suo lavoro ultradecennale alla Civiltà Cattolica sui temi di internet, della rete, delle nuove tecnologie. Può spiegarci quali sono gli aspetti che la affascinano maggiormente di internet? Si immagina internet come una grande novità, in qualche modo lo è, certamente è una rivoluzione. Tuttavia direi una rivoluzione delle radici antiche. È un errore vedere in internet una pura novità, bisogna capire a quali desideri la rete risponde. I desideri sono molto antichi, sono desideri di comunicazione, di scambio di contenuti, ma anche di relazione. E la rete oggi ci permette di comunicare meglio e di essere in una relazione più stretta, se lo vogliamo. Quindi direi, parlando della rete, bisogna parlare soprattutto in termini di risposta a desideri antichi piuttosto che di corsa all'ultima novità. Quali sono gli aspetti? La Chiesa, questo incontro è stato creato perché la Chiesa ha bisogno di ascoltare. Che cosa ti vuole? E la notte senza di te. E il nuovo sesso di espressione ti vuole parlare. E come ti vuole essere te. Quindi se è una verità già fotografi, devo ascoltare. E davanti a un presepio sotto l'albero di Natale, un libro è sempre un dono gradito. Se poi è un testo di poesie che muovono dal buio alla ricerca della gioia, dell'annuncio, beh, allora parole d'autore sceglie per voi l'ultima fatica letteraria di Padre Antonio Spadaro. Ci racconta tutto Paolo Fucini. Tentativo che ho fatto in questo volume, che la casa editrice ha recepito molto bene, è quello di non proporre i soliti bei testi natalizi, ma quindi di leggere la letteratura pure, cioè i grandi autori, anche autori contemporanei, recenti, alla luce dei bisogni di Dio. Che si esprimono in modi più diversi, quindi gli autori selezionati vanno dalla Henry Dickinson a Jack Kerouac o da Cavafis fino a Walt Whitman, quindi senza barriere di studio. L'attesa del Natale in fondo è incisa a chiare lettere nel cuore di uomo, il credente sa riconoscerlo, quindi direi possiamo trovare poesie natalizie dovunque nella letteratura, ma non solo evidentemente proprio occidentale, ma nella letteratura mondiale. Il bisogno di Dio, il desiderio, l'attesa di un avvento è incisa nel cuore dell'uomo. Quindi questa Perché se questo è il tuo
è stato creato. Perché gli basterà per un misto. Possiamo cominciare. Certo che sì, anche. Rispetto al ruolo dell'educatore, ammesso che ci sia ancora l'opportunità in rete di educatori. Certamente sì, e ognuno di noi deve imparare la sorta di autoeducazione. La rete è un mare aperto e bambina in un certo modo, nel senso che siamo nella piena evoluzione. Quindi ci sono, c'è molto male, ci sono molte difficoltà, molti contenuti a volte falsi. Allora bisogna imparare la persona a essere recettiva nella maniera corretta, cioè imparare a distinguere ciò che vale e ciò che non vale. È un processo molto lento, non ci sono persone o istituzioni che sono in grado di fare quest'opera in maniera chiara, coerente e assoluta. È necessario un compito di autoeducazione, di valutazione, anche per tentativi di errori. È un processo molto lento, ma molto interessante. Sì, perché c'è, non è tanto mai più la dicotomia tra esperienza reale, esperienza virtuale, quanto tra un rumore di fondo diffuso e la profondità invece dello sguardo in rete. In questo senso il cristiano come può essere stimolato? Ma intanto non opporrei in rete superficialità e profondità, sono due concetti molto importanti evidentemente, non vorrei essere frainteso, però la profondità della rete consiste anche nella capacità di creare relazioni, di creare nodi, di creare connessioni, quindi appunto una profondità che va non in basso ma in largo, cioè è in grado di abbracciare quanto più è possibile. In questo senso l'universalità, quindi la cattolicità della Chiesa, aiuta parecchio a comprendere come può essere oggi una vita vissuta nell'ambiente della vita. Questo dovrebbe essere un esempio didattico da un lato di come si può usare la bloghi e dall'altro un lavoro di collage con finalità paraculturali. Vi saluto.